Ragionarne per capire nel complesso della spedizione come sarà, era richiesto. Insomma, mi fai partire i 100. Partiamo con i 100. Prende tempo. Beh, soprattutto Heinrich Brontius, ma non solo. Massimiliano Ferraro è piaciuto ai campionati d'Europa, in netta fase di ascesa. Dice 26, uno di quei napoletani è laureato in giurisprudenza, tra l'altro, non è semplicemente un velocista, ecco. Quest'anno si è portato alla Riccardi a Torino, ha cambiato società, a Torino ad allenarsi, a vivere, ha cambiato società, è venuto dalla Enterprise Sport and Service di Benevento alla Riccardi, è in corsia 6, è un gran partente, meglio di lui è partito Ronnie Baker e Brontis prova a prenderlo, ma vince Baker. Prova a difendersi Ferraro, è un 10 e 16 che non è male, adesso vedremo il dato del vento e sarà ancora meglio probabilmente. Vento contro. Tanto per cambiare. Il 10 e 16 che si è fatto da chiunque varrebbe il minimo, siamo fuori tempo per carità, ma insomma è un dato. Sempre uno 0-1 a favore, però non si riesce a vedere bene. C'è un più 0-1, sì. Più 0-1. Questa è ritenuta una pista non sensazionale in fase di ripristino, verrà cambiata, mentre invece mi sembra un po' contratto, un po' seduto Ferraro, non sciolto, non disteso. C'è la delusione delle staffettiste italiane che sono rimaste fuori per l'exploit delle ganesi a casa loro a Cape Coast, il primato nazionale, e la delusione dei ragazzi italiani. Bisogna dire che i ragazzi italiani erano decisamente più vicini al cuore delle grandi nazioni, meno la squadra italiana femminile, però eliminata per un posto solo non è bello, ed è accaduto così, peccato davvero per tutte loro che sono rimaste malissimo. Mi spiace proprio personalmente, qualcuna di queste ha stima personale immensa, diciamo tutte, dai. Chiara Rosa promossa, bocciata, adesso possiamo anche allargarci, ma neanche troppo, se no andiamo fuori trasmissione. Chiara Rosa merita una valutazione più complessiva e articolata, era stato chiesto il minimo. Non lo ha conseguito, però ha dato un buon segnale rispetto alle